Giulia, tutto ok? Credo di sì. È che forse sono i pescatori che ho fatto incazzare prima. Porco cazzo, Conrad! Beh, è fantastico. E quella buona? Che li riconosco. Ed è una buona notizia. Pensavo me l'avreste chiesta prima. Sei davvero un idiota, merda. Ehi. Hey. Alex, che vogliono farci? Tranquilla, non ci ammazzano. L'avrebbero già fatto. Non mi preoccupa che possano ucciderli. Ragazzi, dobbiamo liberarci, e subito. Vieni. Fanculo, così non va. Forza. Conrad! Nessuno sa che sei qui, signorina. Siamo soli soliti. Sfruttiamo questa occasione. Vai a farti fottere, brutto pezzo di merda. Sentito la signorina. Ah!
diavolo volete? No! Per favore, fermati! Ehi, calma! Calma! Ti prego, fermati, amico! Penseremo a lui più tardi. Cerca di fare il bravo, Metto. Lasciami! Lasciami! Oddio, Conrad! No! Aspetta, no! Alex! Fermo, lascialo andare! Bastardi! Ehi! Idiota! Chiudi quella bocca! Ehi! Scommetto che saranno Fliss e Giulia a menare le mani, non viceversa. Sembra che Fliss abbia fatto amicizia con quelli. Hai visto mio fratello? Sì, si è nascosto, sta bene. Ok, girati. Nascondi le mani quando riportano Giulia. Forse li cogliamo di sorpresa. Ok, arrivano. No, vaffanculo! Ehi, ehi, come stai? Che ti hanno fatto? Sto bene, non mi hanno toccata. Hanno chiesto dei nostri genitori. Cosa? Quanto denaro ha? Alex, mi dispiace. Cosa? Che c'è? Hanno preso l'anello. Oh, Giulia, è tutto ok, tutto ok. Dobbiamo solo aspettare per sapere che faranno di noi. Sono arrivati in barca. Potremmo prenderla. Già. È un motoscafo. Il loro capo, beh, ha una pistola. Uno potrebbe prendere la barca e cercare aiuto. Se riuscite a distrarli, salgo io sulla barca. Sarò lontano prima che il tipo con la pistola se ne accorga. 7 secondi. Posso uscire dal finestrino, ma vanno spaccati questi. Troppo rumore, ci sentiranno. Attenderemo che il tuono ci copra. Ah, buona idea. Mi calerò dal finestrino sulla barca. Voi provate a distrarli. Conrad, ok. Concentrati e vai alla barca. Ok, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che vi prende, ragazzi? Conrad, tu prendi la barca. Ehi,
vai a quel paese. Connie, ora! Mollala, amico. Conrad! Calma. Please. È tutto ok. Lascia fare a me. Che diavolo fai, idiota? Attento, non peggiorare le cose. Pensaci bene, ragazzo. Barca! Raggiungi la barca! Questo pivello mi ammazza, Olson. Portali di sotto. Tieni, usala se necessario. Seduti. Laggiù. Tu, vieni qui. Seduto. Avanti. Arrêtez, bande de con. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson. Vieni. Allora, chi vuole raccontarmi la storia di questo orro della Manciuria? Ehi, Conrad. Hai fatto del tuo meglio. Muti! Tutti quanti muti! Piantala con queste stronzate da gangster. Forse non hai del tutto afferrato la gravità della situazione, sorella. Io ve lo dico. Fliss è loro complice. Lei e questi tizi bazzicano le stesse acque. È il capitano. Perché non le fanno nulla? Avrà detto loro dell'oro della Manciuria. Sono in combutta. Ma sei fuori di testa. Come puoi pensare una cazzata simile? Come cazzo osi, stupido bamboccio pieno di soldi? Vi siete messi d'accordo? È una trappola e tu ce l'hai te! Ehi, idiota! Tappa quella fogna! Seduti, tutti! Tu, vieni con me. Ehi, lasciala stare. Scopri quanto durerà la tempesta. E non fregarmi, in qualsiasi modo. O prenderlo. Duke of Milan, chiedo previsioni meteo. Passo. Duke, ti riceviamo, tutto bene? Passo. Sì, volevo avere qualche aggiornamento sulla tempesta. Si balla parecchio qui fuori, passo. Forte tempesta da est. Incentrerà in pieno, ma dovrebbe superarvi presto, entro un'ora. Mi sento agitata, Duke.
Facci sapere se vi serve aiuto. Non è da te perdere la calma per una burrasca. Già. Ok, bene. Due gocce d'acqua e una folata non ci spaventano. Grazie per l'aggiornamento. Ci vediamo a terra per un bicchiere tra un paio di giorni. Siamo a vicenda, d'accordo? Sotto la cuccetta. Ok, acqua in bocca. Potrebbe essere la nostra salvezza. Brad rimarrà nascosto. È più al sicuro là che con questi psicopatici. Grande idea! Può restarci secco lì sotto! Brad è adulto. Starà bene. E ora come ora è meglio per tutti se rimane dov'è. Ancora tutti vivi. Sarebbe potuto andare diversamente. Il mio animo da creatura gentile mi porta a elargire consigli su ciò che accadrà in futuro. Procedo? D'accordo, allora. In questo caso citeremo direttamente il bardo. Il mercante di Venezia, atto secondo, scena settima. Il principe del Marocco estrae una pergamena dall'occhio di un teschio e legge: «Non è oro tutto quel che luce. Il proverbio te lo dice». Comunque, ora che la situazione ha raggiunto un buon livello di angoscia, immagino che sarà meglio tornare al nostro racconto, senza dimenticare che non tutto è sempre totalmente ciò che sembra. O forse non avrei dovuto dirlo. Junior, retire la tête d'allumage. Ah.
su. Grazie. Forza, avanti! Qua, il est énorme ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Tutti. Laggiù. Questo posto è un'enorme trappola galleggiante. Ehi, ehi! Non pensavo a una gita alla nave fantasma. Qui mi si rizzano i capelli in testa talmente tanto che posso evitare il gel. Muoviti! Cosa vogliono da noi questi stronzi? Ah, merda! Cos'era? Merda! Olson, il y a une porte ici. Ok, entrate. Tutti quanti. Ehi, hey, è buio pesto qui. Dateci una torcia. Peut-être qu'on devrait leur donner quelque chose. Oh, grazie. In che razza di merda siamo finiti? Quanto abbiamo potuto osservare sembra una nave e sembra essere abbandonata, quindi azzardo l'ipotesi si tratti di una nave abbandonata. Pensi che questa nave sia l'oro della Manciuria?
Siamo vicini a dove indicano le coordinate. Non possiamo starcene qui. Serve un piano. Non siamo proprio nelle condizioni per azzardare altre mosse geniali. Appena abbassano la guardia, dobbiamo approfittarne e scendere da questa nave. Giusto, questa bagnarola ci porterà sul fondo dell'oceano. Abbiamo già tentato la fuga e non è stato un successo. Bisogna tornare alla barca e trovare Brett. Hanno la calotta dello spinterogeno. Non ci si può muovere senza. E non possiamo collegare i cavi o altro? Non si collegano i cavi di uno spinterogeno. Quei bastardi sapevano cosa stavano facendo. Mentre quei tizi cercano l'oro della Manciuria o qualsiasi cosa pensino ci sia su questa bara galleggiante, dobbiamo approfittarne e cercare una via di fuga. Fliss, volevo solo scusarmi. Insomma, ho preso un abbaglio. Come dici, scusa? Ecco, io temo di essere giunto alla conclusione che forse, sai, che tu fossi in combutta con quei tizi. Ma, insomma, è ovvio che mi sbagliavo. Non ti hanno riservato un trattamento migliore del nostro, quindi ciao. Aspetta, traduco. Ti sta chiedendo scusa. Ecco, io... Le tue scuse sono accettate, più o meno. Ok. Bene. Davvero molto spettrale. Ma che cos'era questa nave? Vediti a vedere. Alex, ho davvero paura. Che è successo qui? Dove sono finiti? Come va? Non riesco ad aprirlo. Qui! Potremmo forzarlo e scappare. Ehi, non sappiamo dove potrebbe portare. Immagino che dovremmo scoprirlo. Vuoi che apra un varco a forza? Oh già, eccolo, è arrivato il vero mago. Qualcuno deve distrarli. Faremo casino. Sì, giusto. Conrad, fai tu. Ciurma, che cosa fate lì fuori?
Cercate i dobloni d'oro, fottuti filibustieri del mio stracazzo! Sì, dico proprio a voi, vi spenno i pappagalli da compagnia e li appendo in cambusa, maledetti bucanieri! Vi informo che sono cittadino americano. Volete che il mio presidente vi prenda a calci? Occhio! Perché verrà a prendervi uno a uno. Ehi! Ehi, mi sentite? Sto parlando con voi! Pronto? Muoviti!